importante è sempre diagnosticarla, conoscerla e quindi portare le donne che ne soffrono al colloquio con il medico. E proprio nell'ottica di questo colloquio, di questa comunicazione, che vorrei dare la parola al dottor Guarnieri, medico di medicina generale, che ci illustrerà un pochino il suo punto di vista e quindi quello che in realtà poi le donne dicono al medico di famiglia e quello che chiedono ovviamente anche al medico.